In questa puntata si arrendi conto per l'anno finanziario 2021. 50.000 euro per i territori devastati dall'incendio di Massarosa. Inaugurato il Media Center David Sassoli. In scena il premio Stelle dello Spettacolo. Torna a Fivizzano il Simposio Lunense. Il rendiconto generale per l'anno finanziario 2021 è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione regionale controllo ed è stato approvato a maggioranza, 24 sì, 14 no e nessuno astenuto. Il vicepresidente, illustrando il rendiconto, ha ricordato il prezioso contributo fornito dalla Corte dei Conti nel ruolo non solo di mero controllo ma anche di ausilio tecnico, prodigo di raccomandazioni e di rilievi critici, sempre nell'ottica del dialogo costruttivo. La Corte dei Conti ha fatto quello che è la parifica, ovvero una valutazione di apprezzamento di tenuta dei conti, che se ci sono alcuni rilievi noi li correggeremo, ma che complessivamente io sono contento perché la capacità di risposta con le risorse che ci vengono date dal Fondo Sanitario Nazionale è una risposta ottimale e ancora la sanità toscana è portata come un esempio. Il disavanzo complessivo della regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre 1,5 miliardi di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi, costringendo le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui, il che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale, su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. Per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana, anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo, così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti, con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse, specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente 2 anni e insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata, delle volte poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. Una legge che consente un duplice occhio, fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione, quella di settembre, dove servirà a assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Ma molte partecipazioni proviamo anche a venirne fuori, dobbiamo consentire al mercato di avere delle opportunità, di giocare una partita nuova dove la Regione ha svolto negli anni un ruolo che magari oggi non le compete più per il cambio anche del mercato e della normativa.
Nel contempo il quadro sanitario sta rientrando, diciamo, nei canoni della normalità dopo gli effetti del Covid che sono innegabili. C'è stata una parte di aiuto che è arrivata dal governo Draghi, fondamentale, e poi c'è, credo, un bisogno, una necessità, un equilibrio, tenere i conti in equilibrio. Questo è il dovere delle nostre aziende sanitarie, ma che credo che, insomma, in questi anni hanno dimostrato di saper fronteggiare una crisi, di mantenere un livello e uno standard alto dei propri servizi, e credo che questo sia comunque un elemento positivo per la nostra regione. Quando ripartite, di cosa dovrete occuparvi? Il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, cioè con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo, c'è una tendenza anche al recupero di le vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti, che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro il bilancio, il rendiconto generale 2021 ancora tiene conto del fatto che per scelta politica ormai dal 2013 questa regione non ha più aumentato tasse e imposte, quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che le spese per la pandemia incideranno ancora molto. Però ecco, diciamo che il bilancio gode di una buona salute, la gestione è prudente, oculata e ci fa guardare con ragionevole fiducia anche agli esercizi dei prossimi anni. Un primo sostegno di 50.000 euro ai territori devastati dall'incendio di Massarosa grazie all'approvazione della 7ª variazione di bilancio del Consiglio regionale, con la quale sono stati spostati 26.657 euro sul fondo che veniva alimentato dagli ex vitalizi dal capitolo delle emergenze sociali a quello delle emergenze ambientali, dove già erano stanziati circa 25.000 euro, così da liberare circa 50.000 euro da destinare agli enti locali dei territori colpiti. Il presidente dell'Assemblea legislativa ha spiegato che la decisione è stata presa in seguito al terribile incendio. Il trasferimento dei fondi agli enti locali interessati avverrà con successivi atti. Inaugurato il nuovo Media Center intitolato all'ex presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli, che prima del suo impegno in politica era stato a lungo uno dei volti più noti del principale TG della RAI. Il nuovo Media Center è lo spazio dedicato a conferenze stampa e iniziative di comunicazione dell'istituzione ed è anche a disposizione dei gruppi consiliari. Dedicare questo spazio a David Sassoli vuol dire dedicare uno spazio ad un grande giornalista, ad un grande uomo delle istituzioni, ad un grande politico e dedicare il nuovo Media Center, il luogo in cui noi vogliamo avvicinarci attraverso la comunicazione ai cittadini e alle cittadine della Toscana. E secondo me è un modo bello e importante per sottolineare anche i valori dell'Europa, la necessità di essere vicino sempre alle persone più in difficoltà, di dare un sostegno anche ai ragazzi più giovani. Sassoli guardava sempre con speranza e ottimismo e diceva che l'Europa doveva essere sempre più casa loro. E allora, insieme alla Commissione Europa, insieme al lavoro del Presidente Gazzetti, abbiamo messo a disposizione 3 borse di studio per premiare i migliori progetti che riguardano proprio il ruolo che può avere anche la Toscana in Europa. Abbiamo voluto, sempre per quel tratto che apparteneva a David, di unire la
la proposta politica poi alla concretezza. Abbiamo invitato, e ci sono presenze da tutta Italia, i presidenti delle commissioni politiche europee dei consigli regionali d'Italia a partecipare a un coordinamento, il presidente Zanin, che si riunirà proprio qua a Firenze per la prima volta in Toscana. Analizzeremo i contenuti della conferenza sull'Europa per capire quali siano anche le ripercussioni, e si lega questo, torno all'elemento del premio di laurea, al grande tema che credo ci debba interessare più di ogni altro, al tema dell'Europa e le regioni, e credo che questo tenga un po' tutto insieme, almeno questo è il nostro auspicio. Arrivato alla terza edizione, torna nel comune di Castelnuovo Berardenga una delle serate più attese dell'estate del Chianti Senese, il premio Stelle dello Spettacolo, che andrà in scena il 5 agosto alla Roccaforte Medievale di San Gusmè. Saranno insignite di prestigiosi riconoscimenti alcune tra le più significative personalità del teatro, del cinema, della televisione e della musica, insieme a talenti emergenti. Ospite d'onore Sandra Milo, a cui andrà il premio alla carriera per cinema, teatro e TV, mentre il cantautore e poeta Michele Pecora riceverà quello alla carriera per la musica. Questa è la terza edizione di Una Follia, nata in piena pandemia nella primavera del 2020. L'idea era quella di riportare una fruizione di qualità anche italiana sul territorio toscano, di valorizzare l'entroterra toscano dal punto di vista turistico e contemporaneamente di ridare risalto e luce a quelle che sono le professionalità dello spettacolo dal vivo, artisti, tecnici, personale operativo che avevano e stavano soffrendo in quel momento in pandemia, e poi sappiamo che anche nelle stagioni successive avrebbero avuto delle difficoltà. È la prima e unica manifestazione di rilievo nazionale nata durante la pandemia, e quindi questo è il nostro terzo anno. È un po' quello della maturità, ancora sappiamo che ci sono difficoltà sia per il turismo che per lo spettacolo dal vivo legato alle incertezze di questo momento, e quindi ancora ha un senso fare questa iniziativa che si rinnova. È uno spettacolo che unisce cantanti, musicisti, attori, big e nuove proposte, e finalmente quest'anno lo facciamo come l'avevamo pensato fin dall'inizio. Viene fatto prima uno stage a Rosennano, in località Rosennano, dove abbiamo il nostro quartier generale operativo, in cui questo spettacolo viene montato, vengono formati dei giovani che poi prendono parte alla serata a San Gusmè insieme a dei big. Avete tutte le informazioni sul cartellone, già la consigliera Paris ha parlato dei nomi che vengono da noi, io vorrei anche sottolineare quelli un pochino meno conosciuti ma a cui vogliamo dare visibilità: Mighty Apple, Eka, che Silvia Vavolo, che sono dei giovani che operano nel nostro territorio e che è bene che gli venga data la visibilità che meritano. Torna per il secondo anno consecutivo il concorso d'arte contemporanea Simposio Lunense, che si svolgerà a Fivizzano in provincia di Massa Carrara dal 1 al 7 agosto. Gli artisti in concorso animeranno il borgo toscano realizzando le opere nei luoghi più suggestivi, dalla piazza Medicea a Porta Sarzanese. Il Simposio Lunense, alla seconda edizione, rende ancora di più Fivizzano un luogo magico. Dal 1 al 7 agosto tra i migliori artisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo realizzeranno opere d'arte, partendo da quella che è il valore del nostro territorio, il marmo, l'alabastro, e poi resteranno lì a rendere più bella Fivizzano negli anni a venire. L'arte si esprimerà in tutte le sue forme, dalla musica alla letteratura, al teatro, quindi sarà veramente un simposio
diffuso e all'aperto, e comprenderà, visto che Fivizzano è denominato anche il paese dei 100 borghi, sarà un simposio diffuso, perché non solo inizierà a Fivizzano, ma sarà diffuso anche in altre frazioni, a Tenerano una frazione di Fivizzano e a Equiterme un'altra frazione di Fivizzano. In concomitanza con il simposio lunense, dall'1 al 7 agosto di quest'anno sarà svolto la manifestazione Arte nell'Arte, con la partecipazione di Emma Castè e il suo libro Bolle di Sapone, che parla di violenza al femminile tradotto in braille, e c'è una motivazione per cui si parla anche di un libro tradotto in braille, perché la manifestazione Arte nell'Arte sarà proprio per far capire e far conoscere una tipologia particolare di arte, che è l'arte di arrangiarsi con artisti non vedenti o ipovedenti.